Sei pronta? Parto io? Parti tu? Partiamo insieme. Frida Bollani Magoni e Paolo Giannacci in Piazza Tarleti a Bibbiena hanno chiuso la prima serata della 7ª edizione di Naturalmente Pianoforte, il festival Anima del Casentino che sino a domenica 21 luglio ha in programma una serie di eventi a qualsiasi ora del giorno e della notte. È stato ed è il mio primo strumento, sicuramente anche per Paolo, siamo cresciuti tutto sommato in maniera abbastanza simili, no? Siamo tutti e due figli di musicisti. Siamo stati approcciati al pianoforte, cioè ci è stato messo davanti questo strumento fin da quando eravamo piccoli, quindi ovviamente è uno strumento che ha una certa importanza. Il fatto di comunque pensarci all'interno di un corpus naturale, secondo me è importante per noi artisti, ci dà di più, ci fa crescere, ci rende più sensibili verso l'altro e verso quello che sta succedendo. Una coppia inedita assieme in un'esibizione su due pianoforti e due voci. Mi fa molto piacere che ci siamo incontrati, abbiamo provato a fare questa cosa insieme e devo dire che viene bene, è un bello spettacolo da offrire. Da offrire al pubblico. Suonare quattro mani è un conto, no? Su un pianoforte in cui uno dei due musicisti occupa la parte più alta del piano e l'altro le basse. In questo caso ovviamente noi in realtà abbiamo due strumenti a 88 tasti con la stessa potenzialità, il pianoforte è uno degli strumenti più polifonici al mondo, si possono suonare 10 note, no? Quindi insomma 10 note per due diventano 20, quindi insomma non è facile arrangiare per due pianoforti, capire cosa suonare senza suonare troppo. Ad aprire il festival nel chiostro della chiesa di Camaldoli, Thomas Ubach, affresco del suo album d'esordio. A Borgo Corsignano si è invece esibita la pianista cantante tedesca Olivia Trummer, una delle rivelazioni della scena europea di questi anni.